Non vi dà fastidio pagare per un prodotto o un servizio e poi alla fine non ottenere il risultato sperato? Oggi vi voglio mostrare, voglio parlare di pubblicità ingannevole. Perché vi faccio vedere delle brioche? Questo, ovviamente ho mascherato la marca. Vedete questa pubblicità invitante, c'è la brioche bella dorata con un ripieno di cioccolato. Adesso voglio paragonare il contenuto effettivo della brioche con quello che viene commercializzato. Eccolo qua. Questa è la differenza tra quanto commercializzato e quanto effettivamente offerto al cliente. Perché vi faccio questo discorso? Dove voglio arrivare? Nell'immobiliare alla fine è lo stesso. Io il complimento più bello che posso ricevere quando vado in appuntamento da un cliente è: oh, questo appartamento si mostra proprio come in foto, era proprio come me lo immaginavo. Bene, questa è una soddisfazione personale per me, perché è molto importante non dare un aspetto differente da quello che in realtà si vuole proporre, per non creare una delusione nel cliente, perché questo può compromettere sicuramente la trattativa. Dove voglio arrivare in questo? Mi rivolgo chiaramente ai proprietari degli immobili. Quando vi rivolgete a un'agenzia, dovete essere innanzitutto sicuri che l'agenzia sia in grado di trasmettere quello che è il vostro immobile e che abbia anche gli strumenti giusti. Io utilizzo anche i video, che così non c'è margine d'errore, nel senso che tutto quello che è nel video, come potete vedere con gli errori, i difetti, tutto quello che si può immaginare, è, quindi non si sbaglia da questo. Però anche la capacità di saper riprodurre quello che c'è all'interno dell'immobile, all'esterno dell'immobile, in maniera veritiera, dà la possibilità al venditore di ottenere il risultato sperato. Quindi diffidate da agenti immobiliari che vengono a farvi le foto col cellularino, cercate sempre di verificare come viene pubblicizzato l'immobile, le inserzioni in internet che sono molto importanti, cercate di scegliere agenti immobiliari che utilizzano il video, ogni riferimento a persone è puramente casuale. Fate sì che il vostro immobile venga valorizzato in maniera ottimale, così sbaraglierete la concorrenza in un solo boccone.